Ciao, benvenuto, benvenuta anche oggi in questo nuovo video. Oggi ti voglio presentare i miei pancake, che è una ricetta semplicissima. So che c'è pieno e intasato di ricette, ricettine, ricettone sui pancake, ma penso che la mia ricetta sia ancora una delle più semplici perché praticamente prevede tre ingredienti. E oltretutto ti invito in questi giorni a provare a farla a casa, visto che i bar sono chiusi, non si fa colazione fuori casa e potrebbe diventare una buona abitudine, perché i pancake, come ben sai, è una colazione molto nutriente, però allo stesso tempo non è pesante e non è una colazione grassa, dà un sacco di energia e per tutta la mattina non hai bisogno di altro perché ti dà la giusta carica, non ci sono tanti zuccheri, a differenza del cappuccino e la brioche, che niente da dire sul cappuccino e brioche, però a lungo andare non è una colazione sana, quindi approfitta adesso in questi giorni, queste mattine che ti svegli e la colazione la devi fare a casa, prova a prendere questa sana abitudine. Oltretutto i pancake credo che siano un tipo di alimento che lo puoi fare, ma puoi usare non solo per la colazione, nel senso che è molto versatile. Lo puoi fare anche nella versione salata, quindi accostarlo anche con oltretutto la mia versione che è proprio basica, quindi non ha né zucchero e né sale, quindi la puoi accostare sia col dolce che col salato, quindi anche per farti uno spuntino, per una merenda, e non c'è il caso che li prepari al mattino appena ti svegli, puoi prepararli anche la sera prima e poi al mattino riscaldarli e guarnirli come preferisci. La mia ricetta, i miei ingredienti, appunto, ti torno a ripetere, sono tre: farina d'avena, albume d'uovo e metto del burro d'arachidi. Farina d'avena uso questa qua che compro alla Coop, come ti ho già detto, io compro sia Eurospin se mi capita e se ho bisogno, come alla Coop, che sono al momento i due supermercati più vicino a casa, visto che più di tanto non si ci può spostare, quindi sono i miei due supermercati più vicini a cui mi rivolgo. Albume d'uovo, sempre marchio Coop, anche questo come albume è molto buono, faccio diverse preparazioni, mi ci trovo molto bene. E poi come burro d'arachidi, questo qua che non so come si pronuncia, Save, Save, e questa volta l'ho trovato cremoso con lo zucchero. Solitamente lo prendo senza zucchero, quindi completamente al naturale, con i pezzettini anche di arachidi all'interno, oltre che alla crema. Ma ieri a quanto pare l'hanno fatto fuori, quindi ho trovato solo questo barattolo qua, oltretutto un po' più piccolo, con lo zucchero e tutta crema. Come procedo? Dunque, le dosi sono 150 grammi di albume d'uovo, lo metto in una terrina con 50 grammi di farina d'avena e con la frusta, ti faccio vedere, non ti faccio vedere la ricetta, ma ti dico come devi fare, con la frusta sbatti, sbatti, sbatti bene da fare un composto bello spumoso, in modo che albume e farina siano ben amalgamati. Dopo che hai terminato di amalgamare bene questi due ingredienti, aggiungi anche un cucchiaio di burro d'arachidi. Il burro d'arachidi rimane molto consistente e molto appiccicoso, quindi lo devi lavorare un po', ma al tempo che si scioglie e che si vada a incorporare insieme alla farina e all'albume. Una volta che hai terminato di assemblare i tre ingredienti, accendi il fuoco e prendi un padellino. Io dunque ho comprato un padellino così, completamente antiaderente, oltretutto è anche bello spesso, come diametro sarà un 15 centimetri, no scusami, 18 centimetri, 18 centimetri, è macchiato perché lì l'acqua è molto calcarea.
18 centimetri e questo lo tengo solo esclusivamente per fare i miei pancake, per cuocermi gli albumi e per cuocere tutto ciò che non uso grasso, non uso olio e quindi non va a contatto né con forchette né con palette né con nulla, perché una volta che questa diventa calda il cibo che ci va a contatto, una volta che si solidifica, si stacca bene completamente e in un attimo con questo gesto qua la tua crepe la fai saltare senza bisogno di alcun attrezzo. Quindi metti a scaldare il padellino e col contenitore ti avvicini il contenitore, ne versi un po' in modo da riempire tutto il fondo ma che non rimanga tanto spesso, quindi ti regoli a occhio che copra tutta la superficie. Con questa dose che ti ho detto, 150 grammi di albume e 50 grammi di farina, io riesco a farci uscire 4 dischetti, giusto per farti capire come la doso la farina, cioè il composto, la pastella. Questo è il risultato. E mi escono 4 dischetti, così mi escono, con il dosaggio che ti ho detto. E quando vedi che si stacca dal fondo, che la crepe si stacca dal fondo, è il momento di girarla. Ancora qualche minuto, poi ti regoli, la vedi che è cotta perché comincia ad imbrunire, a diventare scura e quindi il pancake è pronto. Come ti dicevo, io li preparo anche la sera prima, li preparo, poi li metto con della pellicola dentro il forno, se no li metto in frigo. Al mattino li tiro fuori, prendo quelli che mi servono. Io di solito con questo dosaggio qua ci faccio 2 colazioni perché ne mangio 2 per mattina. E riscaldo il padellino, ce li faccio girare un attimo dentro da riscaldarli e poi li guarnisci come vuoi. Il bello di questi pancake, che sono proprio basici, praticamente sono quasi in sapore, se poi tu vuoi puoi mettere dello zucchero all'interno o c'è chi mette lo yogurt greco, chi il latte di riso, il latte di mandorla. Io li faccio proprio basici, semplici, poi io aggiungo poi le guarnizioni, che possono essere ancora del burro d'arachidi perché mi piace moltissimo e ne vado ghiotta, del succo d'acero, del miele, della marmellata, dello yogurt, della frutta fresca. La combinazione che mi piace di più di questi pancake è appunto pancake con un velo ancora di burro d'arachidi, e banana a lamelle e poi uno zig di topping al cioccolato, che adesso non l'ho preso ma te lo mostrerò magari la prossima volta. È un topping al cioccolato, quello ovviamente allo zucchero, ma proprio io ne metto 10 grammi che gli dà giusto quel tocco di dolcezza e quella golosità che veramente poi con la banana e il burro d'arachidi si sposa benissimo. È una colazione completa perché è ben bilanciata, ci sono carboidrati, proteine e grassi, e a metà mattina non ti viene il morso della fame perché è veramente una colazione nutriente, quindi fa bene alla linea, quindi se vai in palestra, anche se adesso in palestra non ci vai, prendi come sana abitudine questa colazione, che poi, torno a ripetere, si può utilizzare anche per fare altre preparazioni salate, con del prosciutto, con della bresaola, con del formaggio magro, con quello che ti pare, a merenda, magari anche ai bambini con una pallina di gelato e la panna. Adesso mi sto scatenando, cioè puoi liberare la fantasia e mangiarli, abbinarli e come ti pare, a te, come ti piace, veramente sono versatili. Non ti ho detto niente di nuovo perché ho visto su internet, qua sui canali, ci sono un sacco di uomini, donne, ragazzi e ragazze che portano la loro ricetta in rete. Questa sicuramente è una delle tante, però ti ho dato in questo video il mio punto di vista e magari può essere anche per te uno spunto per la preparazione di questi pancake.
Bene, il video finisce qua, spero che ti torni utile, se ti fa piacere iscriviti al canale, io sono Cinzia, mi farebbe piacere conoscerti, quindi scrivi nei commenti, dimmi come ti chiami, se ti è piaciuto il video lasciami un like, se ti va iscriviti e noi ci vediamo alla prossima volta, ti saluto e buona giornata, ciao!